Beh, ben rivisto, direttore. Allora, la cosa che ci ha stupito in positivo di più è l'abbraccio al triplice fischio dell'arbitro. Chissà tanto di liberazione c'era anche lei in panchina, quanto si è sofferto, soprattutto negli ultimi istanti, quelli di recupero. Tanto, tanto, perché questa vittoria l'aspettavamo da tanto. Secondo me questo gruppo se la meritava, questo staff tecnico, questa società, per il lavoro che facciamo tutti i giorni, tutti insieme, dal magazziniere alla segreteria, tutti i ragazzi. Quindi è stata una vittoria fondamentale, secondo me, perché l'aspettavamo da tante settimane. Diciamo, per quello che si è visto in campo, anche sin troppo stream in seta. Sì, diciamo che abbiamo avuto delle occasioni anche nel primo tempo, però la palla sembrava anche oggi che non voleva entrare, poi alla fine siamo riusciti con un bel gol di Marco a andare in vantaggio, siamo stati bravi a soffrire, abbiamo giocato anche oggi con tanti giovani, quindi sono contento di quello che ho visto e ci prendiamo questi 3 punti e dobbiamo continuare però a lavorare senza pensare adesso che siamo diventati fenomeni, perché poi vediamo i risultati, ogni partita, ogni giornata ci sono risultati sempre particolari, quindi adesso testa a Pistoia dove ci aspetta una squadra che ci farà penare molto. Al di là del gol di oggi e quello di Lucca, possiamo dire che il Teramo ha trovato il suo interno di centrocampo, questo Marco Cucurullo, e l'anno scorso è andato in una stagione così così alla Cavese, per colpa anche forse dell'organico. Invece quest'anno tutte le volte che ha giocato ha dato grandissime risposte, anche quando non ha segnato. Sì, no, Marco è un giocatore che ha delle qualità come l'inserimento, la cattiveria, ma soprattutto anche la sua intensità, però penso che lì in mezzo abbiamo anche Federico Viero, abbiamo Fiorani, insomma, anche gli over. Sono dei ragazzi che il mister ha a disposizione e lui poi decide come metterli. Comunque è un momento importante per Marco, questi 2 gol, lo dimostrano, si è sempre allenato bene, si è fatto trovare pronto e quindi ce lo godiamo. Pensa che questo successo cambierà anche a livello di inerzia psicologica la settimana che vi porterà a Pistoia? Si lavora in un altro modo quando si vince. Beh, sicuramente, però come ho detto prima, noi dobbiamo sempre tenere la barra dritta e non fare voli pindarici perché questo è un campione che nasconde tante insidie. Eravamo ultimi fino a prima della partita, siamo risaliti un po', ma siamo tutti attaccate e quindi non dobbiamo pensare che abbiamo vinto qualcosa di importante. È una partita, è un tassello e la prossima sarà determinante per continuare e dare continuità al lavoro che facciamo ogni settimana. Non tante parate, ma la più bella, quella di Tozzo, forse alle critiche. Oggi partita pressoché impeccabile. Sì, sono contento per Andrea perché oggi secondo me ha dato molta sicurezza alla squadra anche nel finale con delle uscite, quando è andato a prendere delle palle importanti. Quindi, ma come avevo detto anche in settimana, per me se ne stava parlando anche troppo. Chi gioca può commettere degli errori. Oggi ha risposto sul campo, ha fatto bene e deve continuare così. Una partita nella partita, lei era seduto nella panchina aggiuntiva, però abbiamo visto Guidi pressoché scatenato nel secondo tempo, era difficile anche tenerlo nell'area tecnica. Ma sì, perché comunque il mister la sente spesso tanto la partita, ma poi perché eravamo stanchi. Oggi era la terza partita in una settimana, quindi i ragazzi erano stanchi, c'era bisogno di mantenere alta la concentrazione, poi con tanti under, tutta la linea difensiva under, quindi bisognava mantenere attenzione alta contro una Viterbese che secondo me davanti a dei giocatori veramente forti. Andrea, se ci sono domande per il direttore, da parte tua posso far da tramite. Direttore, apre dicendo a Costantini da studio se comunque questa vittoria, al di là del fatto che non cambia gli equilibri perché il Teramo non era scarso ieri e non è diventato fenomenale oggi, però apre una nuova fase, un campionato se vogliamo anche un po' diverso da giocare con maggiore tranquillità. Lei magari dirà di no perché le partite sono tutte complicate, però con qualche peso in meno. Ma io penso che ancora la stagione è lunga, mancano tantissime partite, ne abbiamo giocate solo 6 o 7, mi sembra, Sette. questa è la settima, quindi
Ancora presto per dirlo, sicuramente è una vittoria che può darci delle certezze in più, ci può far lavorare in modo più sereno, ma non che non lo abbiamo fatto in queste settimane, però penso sia ancora presto, perché secondo me mancano ancora 3 giornate prima di poter poi fare un bilancio sulla stagione che potrà essere. E allora le chiedo, tra 3 giornate con 9 punti a disposizione, il Teramo ne ha 6 adesso, tra 3 giornate dove pensa, a che quota sarebbe soddisfatto? Mettiamola così. No, ne riparliamo tra 12? Dopo Grosseto, che penso sia la 10ª, possiamo fare un primo bilancio. Io credo tanto in questi ragazzi, in questo staff, dobbiamo continuare ad essere uniti, a lavorare. Sono contento anche oggi del pubblico perché ci hanno incitato tanto, ci sono stati vicino e spero che questa vittoria possa ricreare anche un po' di entusiasmo nella piazza e portare sempre più persone al Bonolis, perché ne abbiamo enormemente bisogno.